Nella Bibbia c'è l'evidenza della poligamia. Punto e a capo. Avere più mogli. È così. È quello che ha stabilito Dio. È così e basta. A Dio non interessa quante concubine c'hai. Ecco perché noi dobbiamo stare attenti a una chiesa che ha letto solo una parte di Bibbia. Che dice, no, ma l'istituzione del matrimonio è questa? No, si sbaglia. Ripetiamo, quindi la concubina chi è? È una serva dell'uomo, rispetta il marito, ti svolge un servizio a casa, ci vai a letto, cose normali, no? E lei obbedisce. Tu puoi avere una, cinque, 10, 1000 mogli, non cambia niente. A patto che ci sia un uomo quadrato, c'è un uomo che le gestisce. Magari ci sono delle stanze nella casa private. Quindi non è detto che tu devi condividere gli spazi o dobbiamo scendere in una genere di tradizioni che noi dobbiamo rispettare la famiglia in quel senso. No, assolutamente no. Quindi per il bene che gli vuoi al gatto, al cane, sono comunque bestie. La donna è un passo avanti, quindi nel silenzio può apprendere dal marito. Perché la donna di per suo non ha questo controllo che ha un uomo. È l'uomo che dice: questo è un tuo limite, tu ti fermi qua e te lo comando. Quindi dicono, vedi, tu stai fornicando. A te non frega niente. Questo spiega anche altri passaggi, dove Dio diede, che ne so, 70 vergini a Tizio Caio. E poi gli altri dicono, ah, vedete, chissà che cosa ci ha fatto con le vergini. Ma che cosa ci ha fatto? Quello che sto dicendo. Le ha prese e le ha ordinate. Le ha detto, tu fai questo, tu fai questo. E ci compiacciamo anche di moltiplicare, di fare figli. Eh no, ma tu non puoi avere altre donne. Sì. L'uomo è liberissimo di farlo e la donna deve obbedire. Io penso che ci siano casi eccezionali, no? Dove quella non ti obbedisce, allora tu la scacci. Poi si rivolgerà a Dio e Dio gli dirà, va bene, prendine altre, prendi questa qui, prendi quell'altra lì e basta. Quello è. Ma quell'uomo non fa peccato. Tu la conosci ancora prima di dire come ti chiami? Tu le fai questa domanda. Sei stata con 8 uomini? Che conteggio c'è sul tuo corpo? Perché se quella donna ti piace, per qualsiasi motivo, viene con te. Punto. Poi le dirai, tu sei incaricata con me come concubina. Accetti? Tu mi obbedisci. Se no tu te ne vai da qui. Ce ne sono di ragazze così oggi. Vergini, caste, che vogliono seguire la Bibbia. Spero di trovarle prima o poi, perché magari ho intenzione anche di stabilire una famiglia. Poi sempre a propria discrezione, non è che per forza devi fare figli. Se tu hai un certo compito da Dio, magari a te di fare figli non te ne importa niente. Però magari vuoi avere le mogli perché così ha decretato Dio. Tu sei vergine? Ci tieni a stare con me? Non vai in conflitto con altre concubine, possibilmente? Se a te ti sta bene, un giorno vieni e sei la mia concubina o mia moglie. O anche più mogli e rispetterai quello che ti comando. Questa è la tua parte di casa, tu stare qui, qui c'è il letto, tu avrai queste mansioni. Puoi lavare i piatti, oppure puoi lavare a terra, oppure ti occupi del mio abbigliamento, io ti comando, questo è il mio vestiario e tu me lo prepari. Basta. Tu vai con l'atteggiamento di Dio. Le dici, io ti comando, ti sta bene o no? Vuoi salvarti l'anima o no? Togliamoci dalla testa che la Chiesa ci ha detto: voi vi sposate e basta, e c'è una moglie e basta. Questo non ha evidenze bibliche. Io vivo la bellezza del tuo corpo, benissimo. Qual è il problema? Magari una viene presa come moglie solo per questo. Ma qual è il problema? Ci sta il cantante Upo, penso che lo conoscete, quello che canta gelato al cioccolato, dolce, bassalato, tu, E quello c'ha, mi sembra, 3 o 4 mogli, o concubine, no, non lo so se lui è cristiano, però sta vivendo sta cosa e la vive benissimo. Dio gli ha dato quei danari, tutti quei soldi, e lui se li gestisce e ha il comando su queste donne. Però vanno tutti d'accordo, quando è apparso in TV che io sentii sta storia, mi rimase impressa perché dissi, aspira, ma la Chiesa ci dice altre cose. Noi pensiamo che è un peccato così eccoli. No, Dio lo ha previsto. Anzi, nella Bibbia si parla di 50 vergini, 70 vergini. D'altro canto, poi questi numeri venivano dati a profeti, a persone con una certa valenza. Io l'ho detto e lo dico.
Sono un profeta mandato da Dio. Quindi c'è una sorta di significato quando tu hai un comando da Dio importante, tu hai la necessità di avere questa servitù e tu taci. Quella donna, io ve lo posso garantire, quando c'è la fortuna di creare questa armonia familiare, lo obbedisce ben volendo, sente una beatitudine che non esiste da nessuna parte. Secondo me, stiamo nella fine dei tempi.